Abbiamo fatto quei 6 mesi di prove. Grazie ai potenti mezzi della produzione. Infatti il problema, secondo me, non bisogna parlare di soldi, perché parlare di soldi predispone male. Bisogna parlare di tempo, perché per fare cose fatte bene ci vuole tempo. E questo film è stato fatto, bene o male, non lo dobbiamo dire noi, perché c'è stato un incontro, vari incontri tra Marco e me, Simone, Marco e me, Jennifer, la troupe. Con quello che è successo con Marco sul set è difficilissimo da spiegare, nel senso che io ho sempre parlato di questo incontro con lui come di un amore, nella maniera proprio più semplice e aperta possibile. Siamo due attori che hanno una provenienza teatrale, siamo due attori che hanno scoperto di avere un similare modo di vedere questo mestiere, modo di farlo. Due esseri umani, due attori che si pongono nei confronti della troupe, del regista, della stampa, del modo di fare questo mestiere, più o meno con la stessa profondità e con lo stesso tipo di leggerezza ed educazione, che non è una cosa da sottovalutare, secondo me. Rispetto a tutte queste cose, sul set sono successe delle cose che in altri film non mi erano successe mai. Poi c'è da dire che Simone è un bravo regista, che non è una cosa che bisogna dare troppo per scontato ai noi attori, che ogni tanto ci troviamo a star sul set con della gente che dice azione prima di motore, per esempio. Ma questo è un altro discorso. Ed è per questo che ci vuole tempo, amico mio. Perché se tu ti trovi su dei set con delle persone che non sanno esattamente quello che stanno facendo, esattamente quello che vogliono da quella scena, esattamente quello che vogliono da quei personaggi, e come attore c'hai un ciak per fare forse il primo piano del film, è molto complicato. Simone ha fatto sì anche che si girasse quasi in sequenza, che per un film in 5 settimane è un delirio assurdo, chi ha un po' di esperienza di set sa di che cosa parlo. E per esempio l'ultima scena, quando ci salutiamo, diciamo, prima che io, il mio personaggio, salga sul traghetto, quello è stato l'ultimo giorno in cui abbiamo fisicamente girato insieme, poi lui doveva rientrare a Roma per altri impegni e io avrei continuato le riprese in Sicilia. Come attore Simone e le produzioni le devo ringraziare, perché a 42 anni, 2 anni fa, grazie a questo film ho sentito dentro la molla tra fare finta di, nel migliore dei modi, e esistere, che è un'altra cosa che non mi era successa mai, ed è successa con lui, ed è successa con lui. E quindi grazie a te, e grazie a te. Posso? Eccoci.